un'altra trasmissione a discutere di questa cosa. Sono entrati in crisi perché appunto la diminuzione del prezzo del petrolio li ha messi in crisi, in quanto tirar fuori un barile di greggio in quelle condizioni, che richiede una marea d'acqua, perché sparano acqua tra l'altro non solo verticalmente ma anche orizzontalmente, richiede una spesa, intanto una tecnologia particolare, una spesa enorme che si aggira sugli 80 euro a barile. Se adesso il barile è arrivato a 60, è chiaro che loro stanno in grande crisi. La Grecia sta in difficoltà, di conseguenza sta avvenendo la spinta di mano russa, dalla parte dei russi, poiché il supporto russo è l'unica alternativa alla opprimente austerità in cui la Unione Europea sta costringendo il popolo greco. La Macedonia è situata tra la Grecia e la Serbia, il paese che non ama Washington e l'Unione Europea a causa dello smembramento operato dall'aggressione USA-NATO. Washington teme che il flusso di energia russo, sulla quale non ha controllo, raggiunga i suoi stati vassalli attraverso gli alleati russi in Europa. Se Washington riuscisse a conquistare la Macedonia, questo è il punto chiave del ragionamento di Paul Craig, supportare il gasdotto voluto da Washington, se Washington riuscisse a conquistare la Macedonia, potrebbe piazzarsi tra la Grecia e la Serbia e forse convincere la Grecia a supportare il gasdotto voluto da Washington, che rifornirebbe l'Europa dall'Azerbaigian, riducendo così l'influenza russa sull'Europa. In Macedonia è presente una minoranza albanese, l'Albania è uno stato vassallo di Washington, in Macedonia è presente una minoranza albanese, l'Albania è membro della NATO, Washington si è allineata con i dissidenti albanesi, per le strade ci sono manifestazioni, il governo macedone viene accusato di corruzione come era stata fatta con quello ucraino. Il Dipartimento di Stato statunitense sta esprimendo la sua preoccupazione sulla crisi politica macedone orchestrata da Washington stessa. Washington non fa che parlare di democrazia e diritti umani, ma non rispetta né l'uno né negli altri. Usa queste parole per denunciarne l'assenza nei governi che intende rovesciare. Il governo russo comprende l'evolversi della situazione, resta da vedere se, dopo essere rimasto in disparte mentre il governo ucraino veniva deposto, abbia imparato la lezione. Da un punto di vista americano, in contrasto con quello di Washington, la domanda è se la ricerca spericolata dell'egemonia statunitense, il punto di vista naturalmente in contrasto con quello di Washington è il suo, è quello di Paul Craig, valga il rischio di una guerra contro la Russia e la Cina. I neocon, che hanno una presa di ferro sulla politica estera di Washington, ma gli americani, da una manciata appunto di neocon che spadroneggiano per il mondo, riceveranno abbastanza piacere indiretto da accettare il rischio della guerra nucleare? Questo poi può essere l'esito che noi ci auguriamo veramente con tutta la nostra forza e la nostra speranza che non si verifichi. Va bene, questo era l'articolo sulla Macedonia, su quello che è passato come proteste per la corruzione in Macedonia, ma dietro c'è molto 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 di più. Adesso mandiamo l'ultima canzone e poi insomma vi salutiamo con questa canzone, vi ringraziamo per la vostra attenzione, per la vostra pazienza, lo diciamo sempre perché le trasmissioni si allungano disperatamente per noi e per voi. E ci rivediamo giovedì
sempre su Radio Roma Futura alle 19, e continueremo con alcune delle cose che non abbiamo lasciato in sospeso, ma hanno un loro iter e una continuità per cui cercheremo di seguirle. E do la parola anche a Marco per i saluti finali. Sì, anche io mi aggrego ai saluti agli ascoltatori, e vabbè, insomma, per giustificare la nostra lunghezza possiamo dire che ci stiamo avvicinando all'estate, le giornate si allungano e anche le nostre trasmissioni si allungano. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Sretneš hanku, snijedu balku, u malinu sokaku, cela je pozdravije, je. Zbog ne je zio, danima bio, zbog nje salko, u vodu skanko, zbog nje je ibro, a psa ne ribo, zbog nje je bebo, u nezarle. Zbog nje su noži parali srca, zbog nje se lila momačka, se ljudi lepotu njenu i pjesnici za nju znaše, tu nekada divnu ženu. Opjevaše. Nigdje još ne bi takvoga stasa, bit ljepši usta u milu glasa, od pjesme njene slavuju mukne, te žene srce da pukne. Takva je bila zanosna ranka, najljepša djeva iz mog soka. Godine burne,
odniesce mladost ko vjetrovi visa gore u očima strasnu radost lijepo lice skriše gore leđa se svila vrtane ruke u stare hanke sirote puke protkani stugom prođoše dani sjećaju srce na sevdak davni sjećanja draga tiho se kaže a pusta mladost ne vraća se sjećanja Shut up!